Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mad. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Allora, con l'uscita di questi ultimi trailer e con la notizia del rinvio causa Covid del nuovo film di Evangelion, che con una sorpresa non poco velata in realtà ci fa forse intendere che questo sarà l'ultimo prodotto di Evangelion che vedremo. Non fraintendetemi, la cosa un po' mi rallegra e un po' mi rattrista, per il semplice fatto che non vorrei che in un prossimo futuro, continuando ancora e ancora e ancora a tirare fuori roba, si arrivi a un punto in cui le cose diventano troppo confuse, più di come sono adesso, e che alla fine non ci sia più una vera logica, ma ci sia solo il prodotto, ovvero Evangelion. Quello che vorrei vedere effettivamente con questo finale è una vera chiusura. Va bene anche non confermare la teoria dei loop a questo punto, mi va benissimo, basta che comunque questa parte del rebuild non ci lasci ancora con... Ma quindi cosa... Perché? Dai, ho bisogno ancora, dammene! Con questa assuefazione. Il problema di Evangelion è che molto spesso con la maggior parte delle persone lascia più dubbi che certezze, e questo ormai è proprio, pam, un marchio di fabbrica. Vogliamo per esempio ricordare l'esempio delle tante Rei e Mai che si toglie gli occhiali alla fine del rebuild numero 2. Ma quelli sono discorsi a parte, anche se, vedendo un po' quello che hanno mostrato in questi trailer, sembrerebbe che le zone siano quelle, Ma, come ho detto, oggi non parliamo di quello. Per questo ne parleremo nel prossimo video. Aspetto ancora una settimana per parlarne perché ho la sensazione che potrebbe uscire ancora qualcosa. Non ne ho la certezza, non ho neanche nulla che me lo faccia intendere. Ho sto presentimento che forse potrebbe uscire qualcos'altro. Comunque, l'argomento di oggi... Gli occhi di Shinji. È vero, parlare degli occhi non è un argomento nuovo su questo canale. E perché però stavolta mi concentro sugli occhi di Shinji? L'altra volta ci eravamo concentrati sugli occhi di Asuka. E quella è una teoria che ancora adesso mi piace pensare che sia bella, ma che non penso proprio si realizzerà. E però sai, Vorrei mostrarvi ad esempio questa immagine. C'è Shinji con uno sguardo che ma proprio... Tu non sei Shinji? Ma, porca miseria, è serio. È uno sguardo serio, quasi incattivito, ma controllato. Gli occhi di Shinji diventano viola. Questo mi porta a due teorie. Una semplicissima, per cui il video potrebbe benissimo finire qua, e l'altra un po' più, Partiamo dalla prima, la più semplice, ma proprio, mamma mia, proprio è lì, è ovvia e si capisce. Gli occhi di Shinji sono viola perché l'Eva che guida Shinji, principalmente, è viola, lo 01. Fine. È solo quello, è solo un colore di occhi e tante care cose, shagari shagari. E invece, secondo me, la seconda teoria è quella un po' più... La mia seconda teoria si basa appunto su questo colore, il viola. Ma cos'ha di speciale il viola? Principalmente a me ha portato a due esempi principali per arrivare a questa conclusione che dopo vi dirò. Il colore che molto spesso abbiamo visto in questo anime è il rosso, portato da Rei, portato da Kaoru... Ma anche da Shinji. Ma in che particolare occasione l'abbiamo visto? Gli occhi di Shinji diventano rossi nel momento in cui l'angelo mangia Rei con tutto l'Evangelion e Shinji, in uno stato di berserk, riattiva l'Evangelion gridando «Restituiscimi a Yanami!» e gli occhi, pam, rossi. E questo mi fa capire una cosa. Uno stato di occhio rosso può essere inteso come, appunto, uno stato angelico, come nel caso di Kaoru o di Rei o degli angeli in generale, ma anche uno stato di rabbia molto profondo, una rabbia che porta allo stato berserk. Ma c'è un'altra cosa che dobbiamo anche ricordare dello stato berserk. Non è solo il pilota ad attivare questo stato, molto spesso è stato l'Evangelion stesso a riattivarsi. E cosa succede
quando l'Evangelion si riattiva, si accende una fiammella, guarda caso, di colore azzurro o blu se vogliamo. Questa fiammella blu però, rispetto a una pura rabbia che può essere lo stato berserk di rabbia pura, è uno stato un po' più controllato. L'Evangelion non si riattiva con uno stato berserk animale e inizia a camminare su quattro zampe a divorare angeli. No. Quando si attiva la fiammella blu, lo stato berserk è molto più controllato. Le azioni che compie l'Evangelion non sono casuali, non sono pura rabbia incontrollabile, ma sono una rabbia più controllata, e questo si può denotare anche in Shinji ancora. E come per l'esempio di prima, quando succede che Shinji diventa blu invece che rosso? Sempre nella stessa sequenza. Dopo la riattivazione dell'Evangelion, l'Eva cerca di entrare nel core dell'angelo per far sì che Shinji ritiri fuori Ayanami. E guarda caso, Shinji è una fiammella azzurra, uno stato controllato, perché in quel momento Shinji non sta cercando di sfondare con la forza questo muro. Sì, lo sta cercando di sforzare, ma con la sua forza di volontà. Questa fiamma blu che arde è una fiamma controllata, che una volta che passa questo muro che divide l'Evangelion dall'angelo, inizia a sfaldare il corpo di Shinji, mostrando muscolatura, carne, e Shinji sta soffrendo in questo stadio, non è più ricoperto da questa fiamma blu, si sta disintegrando, ma cerca di tirare fuori, riuscendoci, Ayanami. E questo a cosa ci porta? Ci porta agli occhi viola, uno stato di rabbia pura e cattiva e uno stato di comunque controllo, ma anche quello rabbioso volendo, uniti in un solo colore, il viola, rosso, blu, viola. E questo cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che Shinji sia arrivato a un punto di bilanciamento fra queste due cose, fra la rabbia pura e l'autocontrollo, portando tutto nel punto di bilanciamento e riuscendo a controllare un grande potere. Ma perché proprio il viola rispetto al rosso e al blu, che sono rispettivamente l'unione di queste due cose? Beh, lo stato rosso, come abbiamo detto, è uno stato incontrollabile di pura potenza cattiva, mentre lo stato blu è uno stato più di controllo, e io credo che effettivamente il solo controllo non possa bastare. Ci vuole potenza, e arrivare a un punto d'incontro fra le due può rendere una grande potenza autocontrollata. Quindi Shinji si ritrova in questo stato perché ha raggiunto l'equilibrio con se stesso, probabilmente. Non sta più combattendo per un motivo che lo fa arrabbiare, ma non è più bisognoso di aiuto da farsi aiutare da qualcuno, dall'autocontrollo della madre, per riattivare l'Evangelion. E parlando ancora di occhi e di rabbia, se ci fate caso, la Beast Mode, che comunque si avvicina molto alla fase Berserk, ha una colorazione di occhi diversa, sono occhi di colore verde, che nonostante comunque sia una fase di rabbia pura, ma proprio rabbia animale, comunque è una fase controllata. E se ci fate ancora caso, il controllo, anche questo nel viola, c'è in tutti e due. Questa volta non è il controllo dell'Evangelion, ma il controllo del pilota. Che sia stata Mari o che sia stata Asuka, comunque l'Evangelion era sotto il loro controllo, nonostante questa rabbia vera e propria animale. Vogliono forse farci intendere quindi che il controllo, il blu, sia unito a qualcos'altro di giallo, che potrebbe essere rabbia animale rispetto a una rabbia pura come è quella della fase Berserk? Quindi rabbia animale, giallo, più controllo, verde. Quindi controllo, più rabbia pura, cattiva, rosso fa il viola. Oppure vogliamo intendere che questo rosso sia un rosso angelico più che rabbia? Quindi se il verde è Beast Mode, il viola potrebbe essere Angelic Mode? Forse sto viaggiando troppo con la fantasia? Può essere. E parlando dell'Evangelion, c'è ancora qualcosa che vorrei discutere la prossima settimana, che
cavolo, mi ha fatto veramente molto pensare, ma tanto pensare. Il problema è ancora uno però, Rei. Rei non è più Rei, è solo una figura che la ricorda, tranne per Shinji. Shinji vedrà sempre in lei Rei e Yanami, e così è. Ma la Rei attuale non è tecnicamente la Rei che Shinji ha tirato fuori dall'angelo. Tecnicamente parlando, Shinji potrebbe o essere fuso con questa Rei, oppure questa Rei può essersi fusa con l'Evangelion, con Yui, con il Core. Ed essendo Yui e Rei correlate l'una con l'altra, potrebbe aver attivato qualcosa nell'Evangelion, che ricordiamo in questo momento si trova come motore principale, probabilmente, della nave volante della Willow. E tornando a una vecchia teoria che ho fatto, quando mi sono chiesto: ma l'Evangelion sarà stato smantellato e quindi il centro di controllo è il Core o l'Evangelion stesso? Credo di essere arrivato a forse una risposta. Credo che il core principale della nave della Willow sia tutto l'Evangelion ancora intero, certo collegato con mille tubi, mille cose che lo controlla e tutto il resto, ma ancora intero. E se la mia teoria è giusta, e anche questa speranza è giusta, settimana prossima forse, chissà, uscirà qualcos'altro, vorrei cercare di analizzare ogni singola immagine che abbiamo visto nel trailer. Per adesso vorrei sapere la vostra. Secondo voi, questo stato di Shinji con gli occhi viola è uno stato di rabbia potente, controllata? O è semplice colorazione degli occhi perché il suo Eva è viola? Secondo me no, non è mai nulla così al caso. Oppure voi forse avete una teoria migliore? Scrivetemelo pure qua nei commenti, sarò ben lieto di leggerla. Signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, vi ricordo che in descrizione trovate il link, guarda caso, viola. Mi trovate in live sempre dal lunedì al venerdì alle 21. Signori, wow, non vedo l'ora che esca. Ci vediamo settimana prossima al prossimo episodio. Ciao!